Buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo al magnifico campo sportivo dell'Oratorio San Luigi di Leno per la terza serata di questo grandioso torneo di calcio. Sognare coi piedi. Bene, tra un poco daremo il via alla prossima partita, alla prossima disputa sportiva, però prima seguiteci perché vi vogliamo far scoprire alcuni segreti e alcune curiosità di questa grandissima edizione. Venite con noi! Eccoci qua, partiamo dall'area spogliatoio. Ci sono gli spogliatoi dei ragazzi, gestiti dal celebre allenatore, fondatore del calcio lenese, Peppe, che con tanta pazienza si ritrova ogni giorno a dover gestire questi animi in fermento, pronti a disputare la prossima partita. Avvicinatevi e andiamo a spiare che cosa bolle in pentola. Meglio evitare perché qua ci sono troppe cosce che girano. Ma non finisce qua. Ci siamo spostati solo di pochi metri e ci ritroviamo davanti al cuore pulsante di questa manifestazione. Il centro nevralgico, capitanato da tre meravigliose donzelle sempre all'opera, mattino, pomeriggio, sera e notte. Tre insegnanti strappate dall'Istituto Comprensivo di Leno. Ecco voi le nostre tre meraviglie con alle spalle il grande supporto del capitano Alessandro. Si cela dietro qualche angolo un secondo uomo molto importante che in questo momento probabilmente è andato a sosteggiare una simpatica e gustosa birra. Lo cercheremo insieme. A dopo! Ci troviamo ora nel reparto cucine. Un altro campo, ma diverso, sicuramente frenetico e pieno di fermento anche questo. Come vedete, gente sempre all'opera che sfreccia a destra e a sinistra. Andiamo insieme passo dopo passo e dolcemente per non disturbare i nostri chef dalla cucina gourmet tipicamente italiana e vediamo cosa ci combinano, perché secondo me, oltre che a cucinare ogni tanto, se mangiano una patatina. Squaglia per te. Ecco le signore addette ai panini, sempre impegnate, sempre all'opera, hanno chiesto di non rilasciare nessun tipo di intervista perché non hanno tempo per noi. Giustamente, devono sfamare gli affamati lenesi non solo. Ma no, finisce qua, vediamo. Ah, i grandi fuochisti, eccoli qua, quelli che veramente sudano, ma non per ricorrere un pallone, ma per soddisfare tutti noi. Come procede con la preparazione delle salamine? Tutto bene? Tutto bene. Benissimo, ci vediamo dopo per mangiarne un paio insieme. A presto, buona serata e grazie. E voilà, eccoci qua nell'angolo più interessante e curioso del tournée. Ebbene sì, spillatore di fama, lenese, italiana, europeo mondiale, non parla, lui spilla solo. Direttamente dall'Oktoberfest, i più grandi sfidatori di birra, pronti a farvi degustare le più gustose birre del mondo. Bene, ma vediamo un po' questo giovane baldo curioso. Lei, che squadra ti fa? La grande Juventus. Ebbene, forza Juve! A dopo ragazzi! Volontari fuori, ma anche dentro. Ecco qua le nostre meravigliose ragazze del bar dell'oratorio. Sempre pronte a regalare sorrisi e anche forti abbracci a tutti quelli che passano. Scusate ragazze, però la tentazione è troppo forte, scusa. Cioè, io dico una caramella, posso anche meritarla stasera, vabbè. Una, dico solo una. Ebbene ragazzi, non dimentichiamoci di loro, i veri protagonisti del nostro torneo. Tutti coloro che seguono i movimenti nel campo. Scrupolosi, attenti ad ogni mossa. I tecnici, i controllori, che nei loro movimenti, nei loro commenti vengono sempre immortalati da un preziosissimo fotografo che ha alle nostre spalle, il signor Osvaldo, che con la sua macchina sempre pronta all'uso vuole immortalare ogni singola mossa, ogni singolo movimento, ogni singola azione. Bene, intanto vi ringraziamo e passiamo la linea al nostro amico Nicola che ci commenterà in modo tecnico, preciso e dettagliato i movimenti della prossima partita. Un abbraccio a tutti e a presto! I ritmi sono già alti, Pastori orienta, anticipato da Persico che guadagna la rimessa laterale, batte velocemente in direzione di Panina, ruba la palla, l'Argentina prova a ripartire con Albert, anticipato da Losio, Punzo lascia
uscire la palla, si incarica della rimessa verso Scrof. Scrof con i piedi, movimento dell'Argentina per imbrigliare le matasse rosanero. Ancora William all'indietro verso Scrof. Non si fa intimorire e lo ferma. E ora Serafini. In questo momento Serafini sta scegliendo un passaggio verso Persico, anticipato, e allora Scrof riparte per Albert. Dentro per William. William gestisce la sfera con i suoi doppi passi, sceglie il passaggio per Gagliandi, che adesso ha tutto lo spazio del mondo, ma sceglie di tornare verso Volpi. Prova la botta, non va. Lunga di Panina, gioca vicino con Serafini, ancora Panina. Molto bene, salta Gagliandi. Gagliandi recupera. Panina lamenta un fallo, ma Gagliandi adesso anticipato da Zani. Capovolgimento di fronte a Repentini. Lazzari prova a girarsi, punto, e poi per un attimo Panina, ancora un fallo. Ed eccoci ancora qua e bentornati. Le partite sono ancora in corso, il clima è caldo, c'è la giusta adrenalina, ma non potevamo non venire a salutare le nostre amiche della Croce Bianca di Leno. Ecco qua le nostre meraviglie, sempre pronte ad intervenire in caso di emergenza, ci fanno compagnia, assistono i ragazzi, li osservano e si divertono insieme a noi. Ragazze, tutto bene? Vi state divertendo? Grazie mille per la vostra preziosissima collaborazione e il vostro aiuto. Un abbraccio grande e un applausone alla nostra Croce Bianca. Grazie ragazze, buona serata. Ebbene, e per questa sera è tutto. Mi raccomando, seguiteci, perché ci saranno altre serate speciali, altri grandiosi momenti da vivere insieme. Vi aspettiamo numerosi insieme ai nostri organizzatori, a tutti i volontari, a tutti gli amici di Leno. A presto, buona serata, grazie a tutti.